Bentrovati dalla nostra redazione di Media News. La Polizia di Stato ha scoperto una rete internazionale di pedofili online. L'operazione è denominata Trinity. Gli agenti hanno interrotto la diffusione in internet di file video pornografici prodotti attraverso lo sfruttamento sessuale di minorenni, in alcuni casi anche di 10 anni. Ma ascoltiamo i dettagli nel servizio. Una vasta operazione su scala internazionale denominata Trinity, che ha condotto alla scoperta di una rete di pedofili via web che detenevano e scaricavano numerosi video di matrice pedopornografica. Le indagini svolte dal nucleo di polizia postale di Palermo e dirette dalla locale procura della Repubblica traggono origine dall'attività della polizia tedesca, che partendo dall'individuazione di un forum pedofilo su un sito russo, ha identificato i relativi link ubicati in Germania dai quali venivano scaricati turpi e crudi video con malcapitati protagonisti bambini di età anche inferiori ai 10 anni. Il percorso telematico compiuto per l'utilizzo, la diffusione e lo scambio del materiale pedopornografico implica necessariamente un'ottima conoscenza della materia informatica, e questo conferma palesemente il dolo degli indagati, soggetti in prevalenza di cultura medio-alta e di età compresa tra i 20 e i 90 anni. In ambito italiano l'indagine ha interessato 15 regioni, ove sono state effettuate 43 perquisizioni con relativi sequestri di hardware e software. In Sicilia sono 4 le province coinvolte: Palermo, Catania, Siracusa e Messina. Le indiscrezioni pare che un'utenza coinvolta nell'indagine appartenesse a un ente da dove un misterioso utilizzatore soddisfava i suoi ignobili e perversi istinti pedofili. Le indagini hanno al momento individuato le utenze di connessione, ma sono destinate ad estendersi per appurare i reali utilizzatori e identificare i colpevoli delle sevizie e degli abusi sessuali oggetto dei video. Abbiamo trovato dei video dove sono sfruttati, uso la parola sfruttati, dei bambini inferiori degli anni 10. In passato ci è pure capitato di assistere, di vedere dei filmati in cui erano sfruttati dei bambini di pochi mesi, per cui è un fenomeno che offende l'onore, il decoro e la persona onesta che vive in una società onesta. Allo stato attuale il reato configurato è quello di detenzione, rispetto ai file naturalmente al cui interno c'è certamente materiale pedopornografico, e di tentativo di detenzione rispetto ai file che sono stati oscurati dalla polizia tedesca quando è stato individuato il server. Omicidio stamattina nel quartiere CEP di Palermo. Ad essere freddato con 2 colpi di pistola Antonino Gritto, cogestore dell'autocarrozzeria Lamitar di via Besio. Ucciso come un boss, con un colpo di pistola al bruciapelo alla testa ed altri lungo il corpo. È stata questa la tragica fine di Antonino Gritto, 45 anni, carrozziere presso l'officina Lamicar di via Besio a Palermo, all'interno del popoloso quartiere CEP, nella periferia occidentale della città. Un omicidio è avvenuto stamattina, intorno alle ore 9, mentre l'uomo si apprestava ad aprire l'officina che gestiva insieme ad un altro collega, assente però al momento della sparatoria. Un movente che resta ancora sconosciuto alle forze dell'ordine giunte sul posto ed ancora difficile da stabilire, data l'esistenza a carico di Gritto solo di un precedente penale per furto e ricettazione di automobili. Intanto sul posto sono subito accorsi i carabinieri del reparto operativo di Palermo, che stanno cercando di far luce sull'accaduto per poter fornire una ricostruzione dell'agguato mortale. Non essendoci però ancora alcuna testimonianza valida, al momento nessuna ipotesi è esclusa dagli investigatori, che stanno ancora cercando di indagare sul passato della vittima e sui suoi rapporti con esponenti della piccola criminalità legati al furto di automobili. Le vie dei tesori, 14 luoghi aperti, visite guidate, incontri con i protagonisti di arte, scienza e letteratura. Un festival della conoscenza lungo un mese. Università di Palermo, cultura da vivere. C'è Patrizio Roberti, ma non è turisti per caso. Ci sono Max Gazzè, Paola Turci e Marina Rei, ma non è Sanremo. Ah, e c'è anche Teresa Mannino e Luca Clovas, ma non è nemmeno Zelig. È Sherbet Festival 2007, il festival del gelato artigianale. Quello buono, quello vero. Vieni ad assaggiare. Dal 19 al 21 ottobre a Cefalù sarà festa, la festa del gelato. Info su www.sherbetfestival.it o 091 832 30 897. In collaborazione con Carovana per l'orientamento. Vieni a trovarci, ti guideremo nelle tue scelte. Informati su carovanalavoro.info. Progetto cofinanziato dall'Unione Europea Por Sicilia 2000-2006 e realizzato dal CIAPI di Palermo.
Passiamo adesso alla sanità. I precari del Policlinico di Palermo hanno tenuto stamattina un sit-in di protesta davanti all'assessorato regionale alla sanità per manifestare contro il blocco delle procedure di stabilizzazione deciso dall'assessore Roberto Lagalla. Ascoltiamo le interviste. Una protesta a sostegno dei lavoratori precari del Policlinico di Palermo. Quali i motivi? I motivi sono il blocco della stabilizzazione proclamata dall'assessore Lagalla. Praticamente al Policlinico c'è una procedura di stabilizzazione in corso, facendo riferimento al comma 519 della finanziaria. L'assessore ha bloccato tutto, non capiamo la motivazione, quindi siamo tutti qua per protestare, anche perché nella delibera del direttore generale non era previsto l'assunzione subito, era previsto dopo aver fatto la ricognizione di chi ha diritto alle procedure di stabilizzazione, poi ci sarebbe stata una seconda delibera che avrebbe dato attuazione alla delibera di stabilizzazione, quindi avendo quantizzato i numeri e aspettando la dotazione organica. Secondo noi è stato molto premuroso a bloccare la procedura di stabilizzazione creando tutto questo. Penso che i lavoratori, in presenza di questo blocco della stabilizzazione, se non ricevono una risposta positiva, sono pronti tutti a dimettersi, sono pronti a dare le dimissioni. A quanto ammontano i lavoratori precari del Policlinico? Circa 400, da circa 15 anni, fermo restando che lavorano continuamente, cioè anno dopo anno, con lo stacco dei 20 giorni necessario per legge, ma comunque sono sempre le stesse persone che da 15 anni lavorano a tempo determinato all'interno dell'azienda. Villa San Cataldo a Bagheria, un bene monumentale di proprietà della provincia, su cui è calato il disinteresse e il silenzio. Un protocollo d'intesa per l'uso pubblico del parco, firmato quasi un anno fa con il comune, sembra caduto nel dimenticatoio. I lavori di messa in sicurezza di viali e di risistemazione delle pertinenze non sono mai stati avviati e, malgrado la presenza di custodi, sono stati asportati enormi vasi di tufo che adornano i viali. Ne abbiamo parlato con Concetta Balistreri, consigliere del Partito Democratico alla provincia, che sull'argomento ha presentato un'interrogazione. La provincia è fortemente in ritardo rispetto all'impegno preso quando sottoscrisse il protocollo d'intesa con il comune di Bagheria e ad oggi non ci sono ancora chiarimenti rispetto a questo. Vorrei sottolineare che ho presentato un'interrogazione al presidente Musotto il 7 agosto scorso perché erano trascorsi abbondantemente i termini entro cui la provincia avrebbe dovuto cominciare i lavori di messa in sicurezza, perché l'impegno prevedeva la consegna al comune entro il 30 giugno e ancora oggi non ho una risposta, per cui se qualcuno mette in giro delle voci dicendo che c'è un impegno, io so che c'è un impegno della provincia, perché nel piano triennale delle opere pubbliche è previsto un impegno per Villa San Cataldo, è previsto un lavoro di messa in sicurezza, un progetto esecutivo di questi lavori, ma di fatto nessun impegno allo stato attuale è stato portato avanti. Io vorrei aggiungere e sottolineare, perché è giusto che l'informazione sia data completa ai cittadini, che questo accordo fra la provincia e il comune di Bagheria, la provincia che è proprietaria dell'immobile e quindi dell'annesso giardino storico, e il comune di Bagheria, che otterrebbe il comodato d'uso in base a questo protocollo d'intesa, non è assolutamente a costo zero per il comune di Bagheria. Lo dico perché a molti sfugge che per ottenere questo comodato d'uso, il comune ha rinunciato a oltre 1 milione di euro che la provincia avrebbe dovuto dare al comune per il pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo per la scuola dove adesso è allocata l'IPIA, perché fu acquistata come scuola elementare o scuola media, quindi scuola di competenza comunale, poi destinata a scuola media superiore, per cui la competenza è passata nelle mani della provincia. C'è una sentenza che fra l'altro stabilisce questo. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.